Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Andremo a realizzare un paio di orecchini con questi stampi scelti appunto dal sito di Cobiz. Questo è il codice dello stampo, vi lascio ovviamente il link anche in descrizione. Ne ho presi ovviamente due per fare la coppia di orecchini e vi ricordo che sul sito di Cobiz è attivo il mio codice sconto, questo qui ve lo lascio anche in descrizione per avere appunto il 3% di sconto senza minimo di spesa. Il codice è 5MIGI3OFF e questo è appunto il codicino, quindi ve lo lascio in descrizione insieme al link del prodotto, tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Voglio realizzare un paio di orecchini con questa foglia qui e quindi iniziamo. Come resina vado ad utilizzare la resina epossidica, quindi vado a mixare i due elementi. Il bicchierino, non ci fate caso, ma è sporco, ma è tutto catalizzato, quindi lo riutilizzo, e quindi vado ad inserire appunto sia il componente A che il componente B in proporzione appunto di 10 a 6. Ho versato 20 grammi di A e adesso verso 12 grammi di B, quindi tara e vado a versare appunto i 12 grammi. Ed eccoli qua. Adesso vado a girare lentamente per 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti e come vedete la resina presenta alcune bollicine. Adesso passo questa, la pistola d'aria calda, velocemente. Ed ecco qua. Rieccomi, ho scelto i colori, quindi in queste piccole coppettine in silicone vado a versare un po' di resina trasparente. Ok. Il primo colore scelto è questo qui, una sorta di verdino glitterato. Il secondo colore vado a prendere un pizzico di bianco. Rieccomi, ho realizzato appunto questo colore bianco e anche questo verde molto tenue e poi ho intenzione di utilizzare la foglia oro, quindi vado a prelevare dei piccoli pezzettini di foglia oro e li adagio sullo stampo. Questo è il risultato. E adesso vado a versare i due colori. Ultimo passaggio, ripasso la pistola ad aria calda.
e adesso attendo la catalisi. Rieccomi, le creazioni si sono catalizzate e adesso andiamo a vedere il risultato. Allora, peccato che sono venute delle bollicine qui, però il risultato era molto molto carino. Mi sa che diverse creazioni hanno le bollicine, infatti pure questa qui. Non ho fatto attenzione. Allora, andiamo a vedere questo. Questo va bene il retro, questo invece è il davanti della creazione. Devo un po' limarla. Questo pure è carinissimo. Vediamo questo trasparente. Questo pure è carino, anche se ci sono delle micro micro bollicine. Non so se si notano. Sono davvero piccine sul retro. Vediamo questo come è uscito. Ok, questo mi sembra... No, qui presenta una piccola bollicina, però tutto sommato è molto carino. Anche qui devo togliere gli eccessi e devo un po' limarlo qui sul retro. Però è molto molto carino. Vediamo quest'altri se sono stata fortunata. Ok, qui senza bolle, perfetto. No, una piccola qui. Non l'avevo vista. Però diciamo, il risultato sono carine. Peccato per le bollicine. Però li terrò per me, quindi nessun problema. Anche qui una micro bolla. Questo è molto carino. Molto molto carino. Anche qui micro bollicine e anche una bollicina qui laterale. Vediamo questi piccini. Questi piccini sono venuti bellini, un po' sfumati. Qui ci sono due micro bolle, una qui e una nel lato. Vediamo quest'altro. Questo è il retro ovviamente con il pigmento e questo invece è il davanti. Non male, devo soltanto anche questi limare per bene i bordi. Quindi adesso vado a limare i bordi di tutte le creazioni. Tra l'altro anche qui mi sono resa conto che queste foglioline qui devo limare quella parte lì e vado a farlo col trapanino. Rieccomi, allora prendo il mio trapanino della Track Life e inserisco questa punta qui. Ok, stretta per bene, perfetto. Così vado a... Era questo qua. Questo va bene e qui cambio punta e vado ad inserire questa qui. Thank you.
Eccomi, ho creato questi due paio di orecchini, davvero molto carini e leggeri. Questo qui con la foglia oro mi piace davvero tanto, anche con questo perno. Invece questo qui a foglia pensavo di cambiare il perno, di allargare questo foro con il trapanino e poi aggiungere un anellino a cerchio di quelli piccoli, in modo da avere come pendente questa foglia. Quindi al momento sono un po' indecisa se lasciarlo così oppure aggiungere l'anellino. Questi sono davvero soddisfatta, anche se sono imprecisi, quindi li terrò per me, quindi presterò maggiore attenzione quando poi andrò a fare delle collate in resina per commissione. Quindi questi mi piacciono davvero tanto. Poi, per quanto riguarda questi altri elementi, sono un po' indecisa perché inizialmente volevo realizzare una collana, quindi alternare anche delle perle qui centrali con una catena in alluminio e creare una collana lunga con questo elemento qui centrale, che è davvero molto molto carino, mi piace davvero tanto, oppure realizzare degli orecchini. Solo che per realizzare gli orecchini ovviamente devo apportare delle modifiche, perché quando ho versato la resina all'interno dello stampo ovviamente ho creato due elementi uguali in questo modo, vedete, dove è presente il foro è presente qui in entrambi i lati. Quindi un orecchino, la parte decorata è esterna, l'altro orecchino la parte decorata è interna, quindi devo rigirare l'elemento e forare quest'altro lato in modo da avere due orecchini con le decorazioni appunto esterne e quindi visibili. Quindi devo apportare questa piccola modifica, e non è un problema perché poi ovviamente basta forare qui col trapanino, aggiungere un anellino e poi anche un perno. Stavo pensando un perno a vite di quelli lì semplici a pallina, in modo da lasciare l'elemento in resina bello, bello visibile, e qui ovviamente devo limarlo per bene perché c'è un piccolo bozzetto, dopo andrò a farlo, quindi non so se realizzare appunto degli orecchini o una collana. Voi cosa ne pensate? Orecchini o collana? Votate! Sono aperte le votazioni e anche la batteria scarica del cellulare. Ottimo! Quindi, cosa ne pensate di questi due? E fatemelo sapere nei commenti. Invece, per quanto riguarda quest'altro elemento, parlo veloce perché così no il cellulare mi abbandona. Stavo giocando con questi due elementi, l'ho messo in questo modo, ho provato a schiacciare entrambe le estremità e vi dirò, non mi dispiace affatto. Al limite è provare a fissarle sia sopra che sotto per creare questo elemento in questo modo. Mi ricorda anche un po' i biscotti, gli abbracci, non so, della Mulino Bianco. Non vi ricorda anche voi la stessa cosa? Sono carinissimi, poi penso sempre a mangiare, anche se quei biscotti non li mangio da anni per via delle mie intolleranze. Comunque, niente, fissare qui in alto, e qui in basso e creare questo pendente un po' particolare. Quindi cosa ne pensate anche di questo? Io aspetto di sapere cosa ne pensate di questi elementi, anche degli orecchini. Spero che questo spunto creativo sia stato di vostro gradimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!